Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi, come abbiamo detto il mese scorso, appuntamento con gli acquisti miei di questo mese, quindi acquisti dell'Oris del mese di maggio 2016. Farò un video abbastanza veloce perché quasi tutti gli albi che vi farò vedere sono già sul mio canale recensiti, me ne mancano ancora alcuni tipo dell'editoriale Cosmo, ma vi dirò, faccio prima dirvi quelli che ancora non trovate sul mio canale, quindi vi accennerò a quali non ho ancora recensito. Cominciamo con le case editrici di cui compro meno roba, così facciamo presto, e cominciamo con Ratman. Ho comprato il numero 114 di Ratman, che continua appunto la storia divisa in 10 numeri sulla chiusura della testata Ratman. È un albo che ho letto e la recensione di questa storia ve la farò quando tutti i 10 albi saranno insieme, quindi vi farò le recensioni di tutti quanti l'ultimo ciclo di Ratman. Comunque Leo Ortolani è una garanzia, il suo personaggio è fantastico e i disegni sono fantastici, quindi Ratman ve lo consiglio di prenderlo perché veramente questa serie è molto molto bella. Numero 2, quindi fate ancora in tempo a recuperarvi la prima uscita, poi questa, quindi Ratman primo acquisto del mese. Poi passiamo col parlare di Diabolik. Di Diabolik questo mese è uscito il grande Destini Incrociati, che trovate già sul mio canale, copertina di Palumbo, numero molto molto bello e che mi è molto piaciuto, trovate la recensione qui sul canale, quindi Diabolik il grande. Poi passiamo ai due Diabolik, quindi il Diabolik inedito del mese, non solo per i diamanti, anche questo trovate già la recensione, e l'AR numero 659 di Diabolik contro un fantasma. Anche questi due albi potete già trovare pubblicata la recensione sul mio canale, quindi per quanto concerne il mondo di Diabolik, inedito R e il grande Diabolik, acquisti del mese. Come sempre lasciatemi i vostri commenti sotto i video dedicati a quegli albi che mi fanno sempre piacere. Poi passiamo all'editoriale Aurea con la nuova ristampa Dago, presa giusta e giusta stamattina, numero 11. Anche questa sto pensando a come farvi delle recensioni di Dago, questa non le trovate, non ho fatto la recensione ancora della ristampa tutto colore, della nuova ristampa, scusatemi, nuova ristampa colore di Dago, anche questa li sto leggendo, ma le recensioni devo pensare a come farle, se farle a cicli, se farle non so come. Quindi Dago, nuova ristampa colori, e i monografici numero 5, dove appunto si continua la ristampa in questo grandissimo formato a 6,90 euro, molto bello a colori. E di appunto delle storie apparse dal 1995 sui monografici, copertine quasi sempre di Carnevale, molto molto belle. In questo caso invece la copertina è di Salinas, quindi una copertina particolare perché è disegnata dal creatore della serie. Quindi per il mondo di Dago e dell'editoriale Aurea, queste due uscite si sono aggiudicate la mia attenzione questo mese. Andiamo avanti, scusatemi se mi avvicino perché appoggio i fumetti che già vi faccio vedere. Passiamo ai manga. Questo mese ho comprato anche due manga. One Punch Man numero 2, avevo già fatto la recensione del numero 1, di questo numero 2 non ve l'ho fatta perché l'ho trovato insulso come il primo, quindi probabilmente One Punch Man non lo comprerò, nonostante tutti quanti i suggerimenti che mi siano stati dati su questo manga, io lo trovo stupido, quindi fatemi sapere voi sotto qui nei commenti se lo avete letto, cosa ne pensate, ma a me non sta dando nulla. E poi, su consiglio del Mad, che saluto, ciao Mad, il nostro Michele Biagi, che è anche uno youtuber, vi consiglio di seguire il suo canale che è Mad Mitch, dove parla di fumetti. Sotto suo consiglio ho comprato questo manga che vi ho pubblicato anche la recensione sempre questo mese. Questo è uscito questo mese, il numero 2 è bimestrale, edito dalla Planet Manga. Si parla di La Torre Fantasma, un bellissimo thriller, un bellissimo manga, bello ciccioso, viene fuori una volta ogni 2 mesi ed è un thriller che mi sta piacendo particolarmente, quindi anche questo ve lo consiglio veramente. Quindi lasciate perdere One Punch Man e compratevi La Torre Fantasma, veramente bello bello. Quindi per quanto concerne i manga, i miei acquisti dei manga sono One Punch Man e La Torre Fantasma. Poi passiamo a Outcast, anche di Outcast vi ho messo una recensione, un parere sulla saga questo mese. Questo mese è uscito il numero 8, eccolo qui, edito sempre da Saldapress, 48 pagine perché è un formato americano rimpicciolito in Bonelide, in bianco e nero, disegni come sempre di Azaceda molto molto belli. E anche questa una serie che è veramente una figata. E non vedo l'ora di vedere la serie TV, spero in qualche maniera di vederla perché io non ho Sky, non ho piattaforme on demand, diciamo, e quindi non so se riuscirò a vederla. Vedete, è annunciata qui. E sì, è molto bello. Il fumetto è bellissimo, spero che la serie televisiva sia all'altezza. Comunque, anche Outcast sono soltanto 8 numeri, super consigliata come serie. Kirkman sa scrivere fumetti e si vede.
Poi questo mese ho fatto la pazzia. Io, come sapete, non seguo DC, seguo solo Marvel. Però questo mese, fatalità, ho visto che in fumetteria c'era una cosina che mi interessava e ho deciso di cominciare a prenderla. Sto parlando di The Dark Knight Rises, numero terza serie, quindi Il Cavaliere Oscuro 3, razza suprema. Ho preso questo primo numero, non ci ho capito un cazzo perché io il Cavaliere Oscuro colpisce ancora, non ce l'ho e dovrò recuperarlo. Ho soltanto il Cavaliere Oscuro, il ritorno del Cavaliere Oscuro di Miller dell'86, quindi non ho il sequel. E ho deciso comunque di comprare questa terza parte. E questo primo numero l'ho letto, non vi ho fatto la recensione perché la farò quando me lo sento, insomma, quando riuscirò a capirci qualcosa prima io. È molto interessante l'aggiunta di questo piccolo libricino all'interno, dove appunto si parla di Atom, di uno dei personaggi che apparirà in questa serie. E comunque, Frank Miller è un ottimo scrittore, diciamo che non è uno dei miei scrittori preferiti. Comunque, ero curioso di comprare questo Cavaliere Oscuro 3. E vediamo come va avanti. Questo primo numero è simpatico, non è male, quindi anche questo, se siete fan della DC e soprattutto se vi piace Miller, compratelo perché è pane per i vostri denti. Poi passiamo a sempre a Batman. Questo è un consiglio di un'iscritta al mio canale, Laura Alessi, che voglio salutare, ed è Batman Europa. Anche di questo trovate la recensione sul mio canale. Una prima parte ambientata a Berlino, molto molto interessante, molto molto bella. Mi è stata consigliata da voi la variant, quella con le matite all'interno di camuncoli, che non mi interessavano, cioè, mi sono preso la storiella normale. Trovate già anche la recensione di questo numero qui sul mio canale, e anche questo, insomma, lo seguirò volentieri perché questo primo numero mi è piaciuto particolarmente. E qui finiamo la parentesi DC e penso di chiuderla anche con queste due cose qui, la parentesi DC, perché se comincio a comprare anche DC mi gioco il matrimonio proprio veramente. Poi parliamo di anomalie di questo mese. Ho cominciato a seguire la serie dedicata alla Marvel sulla Gazzetta dello Sport, ovvero le battaglie del secolo con Civil War. Ho comprato il primo numero, ho visto il piano dell'opera e ho deciso di seguire quest'opera. Come sapete, io della Marvel, la Marvel la seguo da Marvel Now, quindi tutto ciò che c'era prima io non ce l'ho, ho qualcosina, ma poca roba, e ho deciso di comprare questa collana delle battaglie del secolo con la Gazzetta dello Sport. Quindi vi faccio vedere, c'è Civil War parte 1, che ha al suo interno anche il processo all'imputato, insomma, il processo a quello che fa che causa praticamente la Civil War al ragazzo, insomma, responsabile della tragedia dei 600 bambini. Insomma, se avete letto Civil War sapete di che sto parlando, che era contenuto originariamente nella saga di Civil War in Albeto, quindi una bella chicca. Ho scoperto appunto girando anche su internet, insomma, mi sono un po' documentato. Quindi ho preso tutta questa collana, quindi il numero 1 con la prima parte di Civil War e la parte appunto dedicata all'imputato. Lo scontro finale, quindi la fine della saga, appunto, con la fine anche dell'imputato di questa saga dedicata a colui che ha causato Civil War, e le conseguenze, numero 3, dove vediamo appunto cosa succede a Capitano America dopo Civil War, e anche arriva Spider-Man all'Uomo Ragno. Quindi anche la settimana prossima mi arriverà il destino dei New Avengers dopo Civil War e poi passeremo a Original Sin. Quindi questa collana ve la consiglio, ogni albo costa 8,99 euro, sono 25 uscite e ci saranno prossimamente Original Sin, Fear Itself e Avengers vs. X-Men. Ho Original Sin, ho anche Avengers vs. X-Men, ma mi mancano alcuni tie-in, quindi spero che li pubblichino qua. Quindi io lo comprerò lo stesso anche se li avrò doppi. Quindi questa collana con la Gazzetta ve la consiglio caldamente. Ora passiamo alla Marvel. Volevo farmi un video entro una mezz'oretta, ma semmai farò due video perché non so se riesco a parlare di tutti questi fumetti perché sto mese veramente ne ho comprati tantissimi. Quindi semmai a 25 minuti così blocco il video e semmai faccio la seconda parte. Cominciamo con la Marvel, con la fine dei tie-in che erano rimasti da concludere, pubblicati all'inizio di questo mese, quindi Planet Hulk e Inumani. Questi erano gli ultimi tie-in di Secret Wars rimasti ancora aperti prima dell'inizio del nuovo universo Marvel. Addirittura Inumani è uscito dopo l'inizio appunto del nuovissimo universo Marvel, e quindi questi sono due numeri usciti per concludere Secret Wars e tie-in di Secret Wars. Non trovate ancora le recensioni perché le farò prossimamente, insomma, dei tie-in di Secret Wars. Ne ho già fatti alcuni, vi invito a guardare le recensioni Marvel qui sul mio canale, dove parlo di alcune serie correlate a Secret Wars che ho già fatto e di Secret Wars stesso. Poi è uscito anche Ultimate End, questa è la saga che chiude definitivamente il mondo Ultimate, il secondo numero, il primo numero è uscito a febbraio o marzo, non mi ricordo.
quindi è uscito anche questo, e poi due chicchette, di cui uno vi ho già pubblicato la recensione, l'altro ce l'ho già pronto, devo solo mandarla in caricamento. Wayward, scritto da Jason Aaron e da Mike Del Mundo, di questa c'è già la recensione, quindi andate sul mio canale a guardare cosa ne penso, ma ve lo straconsiglio, veramente bello. E in più Wayward tornerà anche sulla nuovissima Marvel, lo vedete dal finale di questa storia, ma questo compratelo anche a occhi chiusi perché è veramente figo. E figo è anche il nostro Ennis che torna con il suo aviatore fantasma, questa ho già la recensione pubblica, diciamo già la recensione sul mio dispositivo, ma lo devo pubblicare sul canale assolutamente. Anche questa è una bella storiaccia, è una lettura simpatica, vi farà ridere, non è praticamente, non c'entra un cazzo con Secret Wars, ma è molto bella e ve la consiglio anche questa qui. Quindi se riuscite a recuperarvi Dove dimorano i mostri, anche questa qui è una saga completa di tutta questa miniserie di Ennis, molto molto particolare, molto bella. Poi Secret Wars 9, trovate anche questa sul mio canale, la mia recensione, i miei pareri su Secret Wars, tutta quanta la saga, quindi anche questa ve ne ho già parlato, è uscito l'ultimo numero. E lo stesso giorno è uscito anche Avengers 0, dove ci vengono presentate tutte le testate vendicative che andremo a vedere nella nuovissima Marvel, e Marvel Prologo. Questi due albi sono abbastanza inutili, insomma, sono in più, se volete avere un assaggio in più di quello che è la nuovissima Marvel, prendeteli, che male non fa, ma non sono obbligatori, io li ho voluti prendere, se vi fa piacere prenderli anche voi, prendeteli, che comunque male non fanno. Passiamo poi a Invincible Iron Man, di questi trovate tutte le recensioni, tranne che di Deadpool e di Ant-Man, che mi mancano, e dei Guardiani della Galassia presenta, quindi mi mancano ancora poche testate, ma a giorni saranno sul canale, perché insomma vi farò anche quelle. Di Iron Man ho due versioni, la versione ufficiale da fumetteria, non ho comprato nessuna variant perché mi facevano schifo, vi dico proprio sinceramente che le variant, alcune erano carine, ma quelle dei Vendicatori erano orribili, quindi ho tutte versioni normali, potete vedere. E questo doppione me l'hanno regalato con le Battaglie del Secolo della Gazzetta, quindi dedicata proprio a o Iron Man o Capitan America, quindi ho questa versione variant particolare di Invincible Iron Man, la storia è sempre uguale ma ha la variant diversa, quindi mi trovo con Iron Man doppio. Poi c'è Deadpool, che nel momento in cui sto facendo il video è già uscito il numero 2, questo ancora non lo trovate sul mio canale, lo sto leggendo, lo sto studiando, non sono un fan di Deadpool assolutamente, non è il mio personaggio preferito, ho cominciato a leggerlo da Secret Wars con le storie della moglie di Miss Deadpool e gli Holy Commandos, che mi è molto piaciuta, ma il nostro mercenario chiacchierone lo sto scoprendo adesso, lo sto leggendo, lo sto studiando e appunto devo pensarci prima di fare la recensione perché è un personaggio abbastanza particolare, quindi presto lo troverete sul mio canale, i primi due numeri, vi parlerò direttamente di tutti e due i numeri, quindi questo mi manca, Deadpool, e vi dirò prossimamente cosa ne penso, non vi voglio rovinare nulla. Poi abbiamo Spider-Man, anche lui, il nostro Amazing Spider-Man è arrivato al numero 2, il numero 2 inaugura anche la serie dei Web Warriors, quindi farò la recensione anche di questo numero 2 per parlarvi dei Web Warriors e per parlarvi del costume nuovo di Spider-Man 2099 del nostro Miguel O'Hara, che è un costumino che è veramente con i controcazzi. Il nostro Amazing Spider-Man che sta facendo schifo a tantissimi sulla rete, perché nessuno sopporta che l'uomo ragno sia ricco con la macchina, a me sinceramente non me ne frega niente, basta che sia una variazione sul tema, a me va bene tutto, Dan Slott non mi dispiace, mi ha fatto Superior Spider-Man che è stato fighissimo, gli voglio dare una possibilità per questa serie. Per ora è mediocre, diciamo, la sto leggendo ancora, non mi sta prendendo tantissimo, ma gli voglio dare fiducia, voglio vedere che cosa ci sarà di nuovo, di differente in Spider-Man. Si vede già chiaramente da il nostro Peter Parker Neo Iron Man, ma vediamo cosa ci riserva il futuro. A me non dispiace assolutamente. E soprattutto il 2099 di Peter David mi piace tantissimo, scusatemi. Passiamo poi ad un'altra delle testate che trovate sul mio canale, questa volta trovate tutti e due i numeri recensiti, ovvero i nuovissimi Avengers, con le bellissime copertine di Alex Ross che sono qualcosa di eccezionale, e soprattutto con la testata principale, nuovissimi Avengers di Mark Waid, che era una di quelle che aspettavo con più ansia. Nel primo numero, come sapete dalla mia recensione, ero rimasto un po' nel secondo numero invece si è tirata su, quindi Mark Waid anche qui si dimostra essere un grande. C'è dentro lo Squadrone Supremo e c'è dentro anche i New Avengers che mi stanno un po' sulle balle, ma c'è il creatore che è come cattivo che mi piace, Reed Richards alternativo cattivo dell'universo Ultimate. Invece Squadrone Supremo super figo, e anche i nuovissimi Avengers. Anche di questo vi richiamo a guardare le mie recensioni sulla playlist nuovissima Marvel, che ve ne ho già parlato abbondantemente lì.
Passiamo poi a Spidey, anche questo ho fatto la recensione sul mio canale, andate a dare un'occhiatina. È un bel prodotto, ma per me è abbastanza inutile. A me di rivedere le origini dell'Uomo Ragno non me ne interessa niente, io preferisco quello di Dan Slott, quindi per me è una testata che magari comprerò ancora, vedrò un altro paio di numeri come è messa, ma per me è abbastanza inutile. So che piace a tanta gente, de gustibus, insomma, ognuno ama quello che ama. Anche questa è una testata che devo ancora fare, lo stupefacente Ant-Man, l'ho letto, ci devo ragionare su, non è un personaggio che mi fa impazzire, ma questa storia nel finale l'ho trovata interessante. Vi pubblicherò la recensione a breve, poi anche la copertina è fantastica. Quindi anche Ant-Man deve ancora arrivare sul mio canale. Deve ancora arrivare anche questo, i Guardiani della Galassia presenta con le origini di Star-Lord e un time-up tra Rocket e Raccoon, non mi ricordo. Anche questo lo devo rileggere e vi devo fare il video, quindi anche questo arriverà a breve sul mio canale, quindi rimanete collegati, lo troverete prestissimo sul mio canale. Non vi do ancora le mie opinioni, ve le darò appunto quando pubblicherò il video. Poi si parla di Wolverine, testata eccezionale anche questa, che contiene la All New Wolverine, ovvero Laura X23 e vecchio Logan, testata fighissima anche questa qui, ve la straconsiglio, veramente veramente bella, mi è molto piaciuta e la trovate già sul mio canale, sempre su playlist Nuovissima Marvel. Groot, ho comprato questo librone con 6 storie de dedicate al nostro Groot che ho già sul dispositivo che devo caricare sul canale. Anche questo qui rimanete collegati per sapere cosa ne penso. Consigliato perché qui si ride. C'è una presa per il culo Superman, ve lo anticipo che è veramente fantastica. Quindi Groot ve lo consiglio. Non è fondamentale nemmeno questo, però se vi piace il personaggio, a me Groot piace, ve lo consiglio anche questo qui. Costa un pochettino perché costa 5,50. Brossuratino, guardate, però ve lo consiglio proprio parecchio. Poi passiamo alla crema della nuovissima Marvel, Capitan America Sam Wilson, questo lo trovate sul mio canale già recensito, eccezionale. Aspetto il mese di giugno per Red Wolf, la collana gemella che sarà su questa testata, anche quella la sto aspettando perché 1872 su Secret Wars mi era piaciuta tanto come miniserie, la trovate recensita qui sul mio canale su Recensioni Marvel, dove si parla appunto di Red Wolf ed è un personaggio che aspetto, quindi voglio leggere il prossimo numero dove ci sarà anche Red Wolf. Andiamo avanti con Daredevil che per ora è bimestrale, anche questa è un'altra figata, un altro consiglio. Charlie Soule e il nostro Garney che fanno un lavoro, Ron Garney, che fanno un lavoro fantastico su questa testata, quindi anche questo mi piace. È un po' particolare vedere il nostro Matt Murdock diventare pubblico ministero, boh, vedremo come va a finire. Comunque anche Daredevil, figata. Un'altra testata che io adoro e che invece ho visto voi apprezzate poco perché non ho tantissime visualizzazioni su questa testata, ovvero Occhio di Falco di Jeff Lemire e Ramon Perez. A me Occhio di Falco è stata una sorpresa indescrivibile. Questa testata è una di quelle che seguo più volentieri, è una di quelle che mi piace di più e non capisco perché la gente non lo caghi. E quella di la Randy Fraction non ce l'ho, ma la recupererò a breve perché mi hanno detto che è bellissima. Questa di Lemire a me sta piacendo tantissimo. Su 3 piani temporali, andatevi a guardare la mia recensione perché veramente, veramente merita e ve la consiglio vivamente. Ho visto che l'avete guardato poco il mio video, boh, si vede che da Occhio di Falco nessuno si aspetta tanto. Peccato perché è una bellissima testata. Gli Incredibili Avengers, anche questo, un primo numero un po', avevo tantissime aspettative, staremo a vedere, qui si andrà a sviscerare molto bene la guerra tra mutanti e inumani. Staremo a vedere con il numero 2, il primo numero mi ha lasciato un po' così. Lo trovate anche questo sul mio canale, recensione Nuovissima Marvel. Molto bella la copertina, ta-dan, che si apre, questa mi è piaciuta particolarmente. E insomma, aspetto un po' di numeri per giudicarla bene. Primo numero, insomma. Perla, fiore all'occhiello della nuovissima Marvel, Incredibili Inumani. Se dovete comprare qualcosa, comprate questo perché c'ha i disegni di Steve McNiven e la sceneggiatura di Charlie Soule, anche qui come Daredevil. Quindi una storia in questo primo numero contro il tempo. Trovate anche questa la recensione del mio canale, fantastica. Questo è straconsigliato, ragazzi. Veramente bella, una bellissima testata quella degli Inumani. E anche qui aspetterò di vedere la testata gemella che dovrebbe uscire a breve e dopo vi darò un giudizio complessivo. Stesso voto anche per gli Incredibili X-Men, un po' meno belli degli Inumani, ma molto valida, quindi anche questa testata ve la straconsiglio vivamente, molto molto bello. E la nuova X-Force chiamata gli Incredibili X-Men, capitanata da Magneto con sabre tutte eccetera eccetera, c'ha i disegni di quel cagnaccio di Greg Land che non mi piace, ma la testata principale, gli Straordinari X-Men, ve lo straconsiglio veramente. Trovate anche questo sul mio canale, andate a dare un'occhiatina alla mia recensione, sempre in Nuovissima Marvel, playlist Nuovissima Marvel.
Poi anche questo numero 35 della gestione di Bendis che è appena uscito, che corrisponde a X-Men 600. Si va a chiudere la vecchia gestione di Bendis col botto, anche questo un albetto veramente fantastico. Se avete letto la vecchia gestione di Bendis, leggetevi questo perché vi aprirà le porte per il nuovissimo universo Marvel. Non vi voglio dire tanto, compratelo perché è fantastico questo numero qui. Quindi veramente veramente bello, lo trovate anche questo sulle mie recensioni della nuovissima Marvel. Poi un'altra perla all'occhietto. Un altro fiore all'occhiello, la potente Thor, la storia principale quindi della potente Thor di Jason Aaron è eccezionale, anche questa insieme agli Inumani, la seconda testata che vi consiglio assolutamente di questa nuovissima Marvel. E la testata gemella è dedicata a Ercole, non mi ha detto niente, mi ha lasciato un po' freddino Ercole, però vabbè, per Thor, io compro Thor, se dopo Ercole c'è me lo leggo volentieri, ma non mi interessa. È molto molto interessante, veramente Jason Aaron bravissimo, anche qui c'è la copertina totale, bellissima, anche questa serie con i controcazzi. E i promossi bruciati della Marvel ve li farò il mese prossimo, probabilmente, perché aspetto che escano un po' di testate nuove, come tutto Strange. Insomma, mancano ancora troppe testate per farvi i promossi bruciati ora, quindi non so come l'avete chiesto, portate pazienza ancora un pochettino. Ultimo acquisto Marvel del mese, Guardiani della Galassia, questo nuovo team di Guardiani con la cosa, con Kitty Pryde. Come vi ho detto nella mia recensione che trovate qui sul mio canale, non mi ha ancora convinto. Aspetto di leggere altri numeri e vedremo dove andremo a parare. E questi due personaggi devono un attimino inquadrarli nei Guardiani della Galassia, staremo a vedere. Lo Star-Lord Re invece mi ha convinto particolarmente, scusatemi, Peter Quill Re, perché adesso Star-Lord è Kitty Pryde, ma devo ancora abituarmi. Quindi questa è un ni, staremo a vedere andando avanti. Ora passiamo a Bonelli e a Editoriale Cosmo, facciamo prima l'Editoriale Cosmo che è più veloce, e partiamo con Mandalay. Questa miniserie di secondo numero di Mandalay, miniserie che trovate appunto recensita sul mio canale su recensione editoriale Cosmo, molto molto bella, a colori. Questa andatevi a vedere la mia recensione perché veramente merita, una storia con i controcazzi. Poi anche un'altra miniserie che ho già recensito, Golden Dogs, anche questa la trovate sul mio canale, andatevi a vedere la recensione perché anche questa è eccezionale. Quindi questo mese l'editoriale Cosmo mi ha dato veramente tanto. Queste due andatevi a vedere le mie recensioni perché sono veramente veramente da comprare. Terza slot per i Rosa Croce, anche questa seconda parte, questa invece in bianco e nero. Serie Wild Tales che seguo sempre molto molto volentieri, anche questo qui ve lo straconsiglio, andatevi a vedere la recensione anche di questo che l'ho già pubblicato. Quindi l'editoriale Cosmo, tre perline se l'è già portate a casa. Seguite dalla seconda parte di Valen il Guerriero, anche questo a colori, eccezionale a colori, anche questa una storia veramente bomba. Questo mese l'editoriale Cosmo ha dato veramente dei bellissimi fumetti, tutti quelli che vi ho fatto già vedere li trovate qui sul mio canale, quindi se siete incuriositi dall'editoriale Cosmo e li volete comprare anche voi, fatelo, perché l'editoriale Cosmo questo mese ha meritato tanto. Adesso passiamo a quello che non ho recensito, ovvero della serie nera I Signori di Cornwall. Questo lo devo ancora leggere, lo devo ancora recensire, arriverà a breve. Un bel albetto, bello ciccioso, 5 euro, 144 pagine, in bianco e nero, ma un bianco e nero molto molto bello. Arriverà la recensione a breve sul mio canale. Seconda parte della Compagnia dell'Inferno, anche questa devo ancora leggerla, serie blu, in bianco e nero, anche questa qui devo ancora leggere la parte 1 e la parte 2, anche di questo vi arriverà a breve la recensione, consigliatissima anche questa. E Jaemon a colori, anche questa parte 2 di 2, anche di questo devo caricarvi il video e devo farvi la recensione di questa storia. Questa qui tutta quanta a colori e promette veramente bene. Quindi questo mese andate in fumetteria, andate in edicola e svaligiate il banco dell'editoriale Cosmo perché merita. Redenzione, l'ho fatta poco fa, devo caricarla, una bellissima storia, anche questa a colori. Quindi il colore questo mese sull'editoriale Cosmo ha furoreggiato. Quindi anche questa qui è una bellissima storia, anche questa ve la raccomando. Serie verde dell'editoriale Cosmo, eccezionale. Quindi mi mancano due recensioni da fare dell'editoriale Cosmo questo mese che molto presto arriveranno sul mio canale. Quindi state collegati e non perdetevi i miei video dedicati all'editoriale Cosmo perché veramente sono tra i migliori fumetti che leggo io ogni mese. Passiamo ora alla Bonelli molto velocemente perché della Bonelli tranne Adam Wild vi ho fatto tutte le recensioni questo mese, e partiamo proprio da Adam Wild con Alla ricerca di Odvina. Non ho letto questo numero perché è la prima parte di una storia che si concluderà a maggio, quindi primi di maggio, e sì, ciao Beppi, i primi di giugno rimanete collegati al mio canale per la recensione di questa storia, della sua continuo e conclusione, quindi La Medusa Immortale, quindi vi farò la recensione della storia completa di Adam Wild, quindi non perdetevela.
Passiamo poi a Nuovo Mondo di Recchioni, anche questo vi ho fatto la recensione dei primi 6 numeri della terza serie, vi farò la recensione quando si chiuderà con il numero 12. Ora Rosa si trova in una situazione un po' delicata, è diventata di nuovo una combattente e sta facendo di tutto per risolvere la situazione. Molto molto bello Orfani Nuovo Mondo, ve lo straconsiglio anche questo, dei disegni pazzeschi e una sceneggiatura veramente pazzesca, quindi un bellissimo numero questo mese che vi consiglio di recuperare, uno dei miei preferiti della terza serie. Passiamo poi a Baba Yaga, Color Fest di Dylan Dog numero 17, anche questo trovate recensito qui sul mio canale sotto recensioni di Dylan Dog, andate a dargli un'occhiatina. Paola Barbato e Saudelli, non vi dico altro, fantastica questa storia qui. Poi andiamo a parlare di Tex, anche questo trovate qui sul mio canale, quindi andatevi a vedere la recensione anche di questo numero nuovo di Tex, numero 667, molto bello, molto interessante e che ho già fatto la recensione. Poi ho preso Zagor, anche di questo si conclude una saga e quindi lo trovate qui sul mio canale, anche questo qui ha avuto già tantissime visualizzazioni, quindi forse l'avete anche già visto. Poi Nathan Never numero 300, fantastico, il miglior fumetto che si avvicina allo stile di Tiziano Sclave degli ultimi anni, un capolavoro, cioè, a me è piaciuto tantissimo il numero 300 di Nathan Never, trovate anche questo recensito sul mio canale. Infatti della Bonelli vi ho recensito praticamente tutto, mi manca Dylan Dog ma lo sto caricando. Giulia, il manoscritto K, molto bello vedere questa trama tipo intrigo internazionale di Hitchcock con il protagonista la nostra Giulia, molto bello, anche questo lo trovate qui sul mio canale, andate a dare un'occhiatina su recensioni Giulia. Stessa cosa per Dampir, anche questo qui ho già recensito un numero molto bello, si parla di Chernobyl, si parla di mutazioni genetiche e una bella storia dalle tinte molto forti, anche questa la trovate sul mio canale. Poi Variant di Ut numero 2 di Lola Iraghi, anche questo trovate la mia recensione, andate su playlist recensioni Ut e sentite cosa ho da dire su questa Variant da fumetteria, sono molto meglio di Ut da Edicola secondo me e i contenuti speciali di questo numero sono anche molto molto interessanti. Passiamo poi a quella zotta di Gigi Simeoni che ci ha fornito questo mese sulla collana delle storie, ovvero Xamu, una storia orribile, non mi è piaciuta per niente, anche di questa ho già pubblicato la recensione, vi prego di andare a vederla sulla mia, sul mio canale. Poi Drago Nero, le lame nere, anche questo lo trovate recensito sul mio canale, una bella storia che va a buttare avanti un po' la continuity legata all'impero e appunto al Vali Edar, a questo impero del mondo di Drago Nero, anche questo lo trovate sul mio canale. Come trovate sul mio canale naturalmente Morgan Lost, una delle migliori creature che Bonelli si abbia dato negli ultimi anni, quindi grazie Claudio Caverotti e grazie alla grossa equipe di disegnatori che lavora su questa testata, una delle migliori testate di Bonelli degli ultimi anni e spero che questa veramente duri in eterno perché è veramente figa, ogni numero mi piace sempre di più. Le storie autoconclusive a me non danno fastidio, non me ne frega un cazzo della continuity, ve lo dico sinceramente, mi sta piacendo tantissimo, quindi questo è un fumetto che compratelo ragazzi, compratene anche tante copie perché veramente veramente merita. Ut numero 3, anche di questo trovate già la recensione come di Morgan Lost sul mio canale nelle playlist, quindi ragazzi tenete d'occhio le playlist perché mi è successo che molti mi chiedono le recensioni di albi che ho già fatto, quindi vi prego di guardare le mie playlist perché io pubblico 20-23 video alla settimana, quindi non mi ricordo sinceramente tutti i video che faccio e ne faccio veramente tanti, quindi vi consiglio prima di chiedermi qualcosa guardate nelle playlist che non l'avete già fatto. Numero 3 di Utero e Barbato, una serie che sta andando avanti alla grande, qui ci sono grosse rivelazioni come vi ho detto in recensione, quindi anche di questo ho fatto la recensione, andate a vedervela. Maxi Zagor numero 27 mi sembra di ricordare, due storie dedicate alla guerra tra bianchi e indiani, due storie molto belle, due piccole perle e due gioiellini, Zamberletti Altariva su questo Maxi, molto molto bello, anche di questo trovate la recensione sul mio canale, straconsigliato perché a me Roberto Altariva mi sta piacendo tantissimo. Poi passiamo alla vera sorpresa del mese, ovvero a Universo Alfa Generazione Futuro, soggetto di Beppe Vigna, se non sbaglio, adesso non vorrei dirvi una cazzata, i disegni invece sono di Ivan Fiorelli che tra l'altro ha cominciato anche a parlarci tramite YouTube e tramite Facebook, un disegnatore molto simpatico, una persona simpatica e umile che ha fatto un grandissimo lavoro su Universo Alfa e che vedremo presto di nuovo in Bonelli. Ciao Ivan, ti saluto, so che mi segui, hai fatto un gran lavoro, spero di vederti su nuove creature dedicate o a Nathan Never o su qualsiasi altra cosa perché sei un gran disegnatore. Quindi questo albo ragazzi andatevelo a comprare, la Generazione Futuro è figa e i disegni di Fiorelli sono molto molto belli. Passiamo poi con le ultime due o tre uscite della Bonelli, ovvero l'Avventura Magazine dedicata a Comandante Mark, di questo ho pubblicato la recensione giusto ieri o giusto qualche giorno fa, e compratevelo se siete appassionati del Comandante Mark e anche se siete dei neofiti, perché se volete conoscere questa vecchia testata della Bonelli fatta dalla SGS, questa è una buona maniera per avvicinarsi a questo personaggio.
anche di questo ho fatto la recensione, vi invito a guardare sul mio canale appunto la recensione dedicata all'Avventura Magazine, quindi sulla playlist recensioni Avventura Magazine, molto interessante, comandante Mark. Poi altra chicca dedicata ai 25 anni del personaggio di Nathan Never, c'è il debutto questo mese di Anno Zero, Nathan Never Anno Zero, la prima delle tre miniserie che andranno a sconvolgere il passato del nostro Nathan Never. Qui si torna a parlare di Laura, della figlia Anne, della tragedia che ha fatto diventare i capelli bianchi a Nathan Never, proprio nel senso figurato, e che con questo primo numero, che trovate già recensito qui sul mio canale, vi straconsiglio, veramente bella, e l'apparato grafico mi piace particolarmente, quindi anche questo promosso. Finiamo con la ciliegina sulla torta, Vietato ai minori di Dylan Dog. Di questo non vi dico nulla perché il video si sta caricando in questo momento, quindi probabilmente quando vedrete questo video la recensione c'è già, ora io la sto caricando, quindi, e saprete cosa ne penso di questa storia. Non vi voglio dire nulla, leggetelo anche questo qui. La copertina sembra una cosa, invece la storia è un po' diversa. Quindi una bella storia di Dylan Dog e comunque il ritorno di Pasquale Ruju su Dylan Dog, quindi molto molto importante. Questi erano tutti quanti i miei acquisti del mese, spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre ringrazio tutti i miei iscritti che in questi ultimi tempi siete aumentati in una maniera vertiginosa, ora siete 175, cioè nel giro di 2 o 3 settimane siete, cioè 75-80 iscritti in 3 settimane, quindi mi state dando una soddisfazione grandissima, continuate così, vi ringrazio di tutti i commenti che mi lasciate, io sono veramente contento, vi saluto tutti, siete tantissimi, anche su Facebook siete aumentati tanto, quindi ragazzi questo mese mi avete veramente fatto contento, grazie, mi sento molto apprezzato e so che con questo canale sto dando qualcosa a qualcuno, quindi grazie, grazie del vostro supporto, vi saluto come sempre, condividete questo video per farmi conoscere, per farmi anche vedere un po' sulla rete, perché di solito riprendo sempre fumetti, io non mi riprendo mai, quindi queste rare volte che mi potete anche vedere in faccia condividetemi, ragione in più per farmi anche proprio conoscere da altre persone. Mettetemi sotto qui i vostri commenti se avete letto qualcuna delle storie che ho letto io, di questi fumetti che ho letto io, i vostri pareri, i vostri commenti sono sempre ben accetti, come vedete vi rispondo abbastanza presto anche quando sono a lavorare, perché lavoro 12 ore al giorno e riesco comunque a rispondervi, quindi mi fa molto piacere. Mettete un like o un dislike sotto le mie recensioni e sotto anche questo video per sapere se ho fatto un ottimo lavoro oppure no. Seguite la mia pagina Facebook, vi lascio il mio link in descrizione, appunto dove potete andare a vedere la mia pagina Facebook dove io parlo di fumetti, anche lì vi posto i miei acquisti, vi posto le mie riflessioni, tutto ciò che riguarda il mondo dei fumetti. E notizia bomba dell'ultima ora, studierò una maniera per riuscire a fare live nel mio canale, quindi oggi pomeriggio, se ho un attimino di tempo che i bambini non mi fanno diventare matto, vado a vedere se riesco a sbloccare la possibilità di fare live e probabilmente vi annuncerò presto il mio primo live, diciamo, su YouTube, quindi spero che voi parteciperete a questo live, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, vi ringrazio per aver assistito a questo lunghissimo video dedicato ai miei acquisti, ma che so che voi apprezzate particolarmente, perché il primo numero, la prima uscita di questi video è stata molto molto apprezzata da voi youtuber, da voi diciamo iscritti e da voi fruitori di YouTube, quindi vi ringrazio per il supporto che date guardando i miei video. E ultima cosa, no, il live ve l'ho già detto, è a posto così, quindi vi saluto e ci vediamo il mese prossimo. Ho deciso di fare dei video focus dedicati a dei personaggi, Dylan Dog, Zagor, dei vari personaggi, adesso non so da chi cominciare, quindi ho deciso di fare dei focus su un personaggio in particolare, di dirvi le storie che mi piacciono di più, gli autori che mi piacciono di più, la serie editoriale com'è, come non è, fatemi sapere se questa idea vi piace, non so quando comincerò a pubblicarli, ma intanto ditemi le vostre aspettative e se vi piace questo mio progetto. Con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video, alla prossima recensione, ciao ragazzi!